finalmente il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari, si chiama Scrivile Scemo. Su Radio Z diamo il benvenuto ai Pinguini Tattici Nucleari. Ciao Riccardo. Ciao Ricky, ciao, benvenuto, bentornato. Ciao ragazzi, bentornato. È un piacere essere qui di nuovo. Piacere nostro, sai che sei della family del resto, no? Abbiamo detto prima che sei un po' fratellone, diciamo. Esatto, fratellino penso per le ragioni. Vabbè, ma fratellino. Però dai, quisquiglie. Per l'altezza, perché Ricky è 4,10 metri. È vero, è altissimo. È da un po' che non ci vediamo, ormai 2 anni che non passi di qui. Dopo che hai presentato, presentato l'album precedente e il fatto che sarebbero partiti i live al Forum, esatto, ti ricordi? Sì. Dovevano partire e alla fine siamo qua, adesso stiamo trasecolando ormai continuamente. Bravo, è connesso con Radio Z, con il nostro game, certo. Da quasi due anni a questa parte, però sì, dai, speriamo che ci si possa riprendere. Però devo dire che Ricky, insomma, i Pinguini fanno sempre tante cose, no? Poi parleremo anche del featuring con Ernia, che ha avuto e sta avendo tantissimi milioni di views e poi grande successo anche per il testo, di cui voi siete anche maestri, no, da questo punto di vista. Però parliamo del presente. Allora, esce oggi 23 aprile Scrivile Scemo dal vostro nuovo EP Aia, che è il titolo anche del tuo libro, del tuo primo libro, di Riccardo Zanotti. Senti, questa storia di tutti quelli un po' insicuri, no? È così, Ricky? Sì, è la storia un po' di tutti quelli che non hanno il coraggio, diciamo. Io lo chiamo l'esercito degli insicuri, quelli che non hanno il coraggio di scrivere, di fare la prima mossa, di avere un po' di intraprendenza. E Aia in generale è anche dedicato a loro, tutto l'album, anche il libro e a maggior ragione questa canzone. Ma tu, in 20 secondi, quel coraggio adesso lo hai trovato? Io quel coraggio adesso l'ho trovato, ho trovato la pace, un po' la tranquillità in quest'ultimo anno di cose folli. Io sono riuscito a trovare un po' il mio focolare domestico e quindi sono contento e ce l'ho. Il tuo equilibrio, certo. Che poi, ecco, i Pinguini sono bravi, no, da questo punto di vista, insegnano a continuare a lottare, a crederci, perché poi prima o poi si trova quella pace interiore. Ferma a guardare, Ernia e i Pinguini. Ernia con i Pinguini Tattici Nucleari, ferma a guardare su Radio Z 16:09. C'è Ricky con noi dei Pinguini che se la ride, perché immagino che cosa sia successo nel scrivere, nel realizzare questa canzone con Ernia, vero Riccardo? Guarda, rido soprattutto perché ogni volta che rivedo il video mi ricordo di quello che a un certo punto porta il bidello, diciamo, se così vogliamo chiamarlo, ecco, e quel signore era simpaticissimo, fischiava fortissimo e ci ha fatto ridere sul set tutto il giorno, quindi mi ricordo soprattutto di lui e lo saluto. Com'è nata con Ernia? Raccontaci. Con Ernia è nata fondamentalmente d'estate, eravamo entrambi diciamo all'Arena di Verona per suonare poi per RTL la sera, ci siamo conosciuti, ci siamo trovati e abbiamo detto perché non provare a fare qualcosa insieme, e il risultato mesi dopo è stata una session in studio in cui è uscita Ferma a guardare. E i testi si sono uniti di entrambi, perché c'è un bel vissuto di tutti e due, no? Sì. E di Ernia. Diciamo che la storia è sua, io ho aggiunto qualcosina, però insomma lui è un grandissimo songwriter, un grandissimo rapper, mi sono limitato a fare tanto musicalmente e su qualche piccola chicca. Ma ci ha molto divertito il video di Ferma a guardare, perché Ernia fa tipo il gangster con i fucili in mano, ma anche tu, e conoscendo voi dei Pinguini Tattici Nucleari, siete un po' distanti da quel mondo lì. Cioè Ernia ha un po' quell'atteggiamento un po' più tra virgolette, ma Ernia poi è un patatone, ma però sì, però essendo anche un po' mentre voi proprio ho detto mamma mia, guardali cosa hanno recitato, che personaggio. Sai cosa posso dirti? Dico, conoscendo bene la scena trap e la scena rap, che è fatta di ragazzi che studiano tanto, suonano tanto, sono in realtà è la stessa cosa, perché noi in realtà siamo abbiamo molte più cose in comune con loro che non con chiunque altro, quindi di fatto anche noi abbiamo deciso di provare a fare una cosa del genere, perché se lo fanno loro, perché noi sì, no. Sì, che poi Ernia in realtà l'aveva anche già fatto nel suo precedente singolo, una cosa simile. In poche parole sono diventati i Pinguini gangster nucleari. Senti Riccardo, tra poco ti chiederemo anche, perché i commenti su YouTube, no, in merito a Scrivile Scemo, tanti dicono grazie che hai parlato di Harry Styles, però io sono ancora una donna e lo bacio lo stesso dalla TV, e quindi tra poco ci racconterai un po' da dove nasce il tutto. Adesso doppio disco di platino su Radio Z, Scooby-Doo.
Allora, Ricky, scrivile scemo, come spesso accade nei vostri testi, ha delle citazioni, no? C'è Harry Styles, c'è Baggio. Diciamo che su YouTube i commenti femminili sono più su Harry Styles, no? Perché tante dicono, ma io lo bacio ancora dalla TV. E invece gli uomini ringraziano per la cheat di Baggio. E qualcuno per la melevisione. Quello adesso arrivo io, perché la melevisione, la domanda è: Tonio Cartonio o Milo Cotogno? Dove stai? Allora, io sto ancora in Tonio Cartonio, ma sono vissuto anche l'inizio di Milo Cotogno. Ottimo, erano i due principali protagonisti. Nella prima parte della Melevisione, ricordiamo, c'è stato Tonio Cartonio, poi invece è arrivato Milo Cotogno. Ma perché inserite queste citazioni? Perché la citazione è un modo, secondo me, esemplare di arrivare subito al pubblico e di creare un contatto ulteriore. Io non ti sto cantando qualcosa di solo mio, ti sto cantando magari spesso una vicenda che ho vissuto sulla mia pelle, ma che può avere dei significati molto forti anche per te. Addirittura a volte ti ci rivedi più te che me, magari sto raccontando, certo, la storia di un amico, non una mia storia, per dire. E quindi, ecco, per me quando si ascolta musica e quando la si fa deve essere un po' un tutt'uno. È davvero come un concerto, e quindi una citazione avvicina al pubblico in maniera più efficiente. Invece, Riccardo, parlando del sound, no, tu dici figlia dell'EDM, ma molto pop alla Max Pezzali, che tra l'altro è tuo amico, è vostro amico. Assolutamente, tra l'altro è uscito un bellissimo libro suo negli ultimi giorni, e lui non è solo un artista, è proprio un mondo, secondo me, e ha cambiato la musica in Italia. E poi, parlando di Avicii, anche l'EDM, insomma, è tra i nostri gusti. In generale, diciamo che ascoltiamo di tutto, dal metal estremo fino al K-pop, e cerchiamo di prendere quello che insomma ci attira di più. Però la cassa in quattro quarti di Max Pezzali vince sempre su tutto, non so se sei d'accordo. La cassa in quattro purtroppo ci seppellirà, ci affascinerà. Bella questa, bella. Allora, ragazzi, adesso i Pinguini ci riportano al 2017 con una canzone alla quale loro sono molto legati, un po' come tutte, no? Poi tra poco approfondiamo. Si ritorna appunto al 2017 con Tetris in Collettivo Z, e poi ancora con Riccardo fino alle 16.30. Arriva Tetris, Pinguini Tattici Nucleari con Tetris dal 2017 su Radio Z. Come mai così tanto affezionati anche fuori onda, lo dicevamo, Ricky, no? A suonarla live questa canzone, per una canzone che dura 5 minuti, E che tra l'altro live a volte dura anche 6-7, perché la riarrangiamo ogni volta è diversa, e un po' diciamo dà adito anche alla nostra passione per l'improvvisazione musicale. Esatto. Ogni tanto ci mettiamo dentro qualcosa di diverso, e quindi ci appassiona per quello. Senti, Ricky, velocemente, c'è Stefano che ha una curiosità, sentiamo. Riccardo, ti volevo chiedere, ti farebbe piacere cantare un tuo pezzo insieme alla rappresentante di lista? Così, rispondi. Allora, io devo dire, c'è un pezzo della rappresentante Oma Opa dell'ultimo album che mi fa vibrare il cuore, l'ho adorato. Vedi? E sarebbe bello in un futuro magari cantare. Abbiamo lanciato un amo. La organizziamo qui, perché la rappresentante di lista, tra l'altro, è stata con noi non tanto tempo fa, tu sei qui oggi, quindi qualcosa organizziamo, Ricky, anche per l'ascoltatore e per il tuo fan. Radio Z, Collettivo Z, stai con noi. Radio Z, generazione futuro. E abbiamo il nostro gioco per i pinguini che si chiama Parola di Pinguino. Sei pronto? Adesso Ricky. Sono pronto. Allora, Diego, Ricky, ti spiega. Insomma, noi non possiamo averti qua, no? Per i vari motivi, quindi, che sappiamo molto bene. Purtroppo, allora, abbiamo realizzato una serie di bigliettini con scritto delle cose che ti chiederemo. L'abbiamo messa nell'ampollina che vedi, se ci vedi in radiovisione. E uno a testa pescheremo per te, diciamo. Dai, vediamo un po' cosa viene fuori. Ho già pescato la prima, un luogo del cuore. Ah. Un luogo del cuore, direi probabilmente il Covo di Bologna, che è stato il nostro primo sold out, un locale bellissimo, non troppo grosso, ma molto caloroso. Attenzione, lungo ma frase corta, la multa più salata mai presa da Riccardo Zanotti. È molto bello, perché è sempre a Bologna per fare una festa universitaria. Siamo andati dove c'è la sede dell'università, ci avevano garantito che potevamo entrare senza problemi in ZTL, non potevamo entrare senza problemi. No, e quanto vi è arrivato? La ZTL fa malissimo, Ricky.
È arrivato in quel caso lì, poi erano più tutte insieme una roba come 400 euro. Aia, beh, dai, pensavo 400. Però dai, non è tantissimo, dai, diciamo. Abbiamo già pescato la successiva. Se tu fossi costretto a mangiare per 7 giorni un piatto unico, quale sarebbe? Ah, ce ne sono forse, direi, 3. Allora, pizza. Oppure una settimana di pizza, una settimana di kebab, o meglio di tutto, una settimana di sushi. Di sushi, di sushi. Attenzione, hai mai prestato una cosa a te preziosa a qualcuno che non ti ha restituito? Mio fratello prestò, con ero anche d'accordo io, quindi diedi il consenso, il mio Garurumon, ovvero un Digimon, a un certo Luigi all'asilo. E questo Luigi non me l'ha ancora restituito. Chiamiamo so Luigi. Luigi, se vuoi restituirmi ancora aspettando. Luigi, i Digimon non si toccano. Lanciamo questo appello. In 10 secondi, sì, una collabo dei sogni e chiudiamo così. Allora ti dico Chris Martin o i Coldplay. Bellissimo. Allora Ricky, guarda, abbiamo la Song of Life. Ma manco farlo apposta, l'hai nominata prima te, no? Parlavamo della rappresentante di lista, poi un tuo fan chiedeva se sarebbe bello poi in un futuro fare un featuring. Noi intanto proprio Oma Opa, canzone dal nuovo album della rappresentante di lista, l'ascoltiamo qui su Radio Z, in collettivo Z. Allora, l'abbiamo chiamata la Song of Life, la canzone della vita, diciamo così, che rappresenta magari anche questo periodo dei Pinguini Tattici Nucleari, la rappresentante di lista Oma Opa su Radio Z. Come mai questa scelta? Ripetiamolo un po' per chi se la fosse persa, Ricky. Ma ci sono tantissime ragioni. Innanzitutto sono degli amici con cui abbiamo condiviso parecchi palchi in passato e quindi c'è una ragione affettiva. Certo. Inoltre siamo dei fan e questa canzone in particolare è una canzone che mi riporta davvero a... mi sento quasi allo stadio embrionale, cioè mi riporta un po' al rapporto anche con casa mia, con mia madre, con mio padre, e in più ci ricorda che tutti i papà e le mamme in realtà vengono anche loro sulla terra a un certo punto, cioè sono sempre comunque dei figli, una volta che appunto procrei ricomincia tutto il ciclo. È una cosa fantastica questa canzone. E poi ci dimentichiamo che anche loro sono donne e uomini, sì. Non sono solo mamme, nonne o insomma fratelli e sorelle, no, in questo caso. Sì, è bellissimo, ma infatti tutto l'album, se lo andate a ascoltare, secondo me è un capolavoro, trasmette questo, appunto, non sono niente e sono tutto, ma cioè loro sono in potenza. Gliel'abbiamo detto che sono stati anche poi la band rivelazione a Sanremo, quindi li abbiamo avuti qualche settimana fa. Quindi... Ricky, abbiamo le domande dei fan che ci hanno scritto sul nostro profilo Instagram ufficiale Radio Z Off. Ce n'è una, Alice trattino basso danese vi chiede: il vostro successo può essere dato anche dalla vostra sincerità nella scrittura e nell'essere vicini alle fragilità, alle debolezze e alle insicurezze che un po' ci accomunano? Guarda, io in un'ultima canzone che sto scrivendo in questi giorni, che non so se vedrà mai luce, ho scritto a un certo punto: mi ricordo quanto hai riso quella volta in cui ho confuso Taranto e Toronto. È una cosa che è successa veramente. Può capitare ogni volta che dici Toronto che c'è che Taranto, e quindi dici, sai, davvero ci mettiamo quello che siamo e quello che facciamo. Io penso un po' che anche per questo arriviamo alla gente. Sì, sì, traspare una grande semplicità. Senti Riccardo, al volo, prima di salutarci, il video di Scrivi le Scemo lo aspettiamo? Sì. Sì, assolutamente. Arriverà brevissimo. Dei Pinguini Gangster nucleari. Giusto. Sì. Ragazzi, grazie come sempre. Siete preziosi. Mantenete naturalmente questa semplicità, questa saggezza, e vi aspettiamo live quando si potrà. Buon weekend, Ricky. Grazie davvero. Un super abbraccio, ciao ragazzi. Ciao Ricky, grazie. Ti vogliamo bene. Pinguini Tattici Nucleari su Radio Z in collettivo Z.